L'anteprima del nostro telegiornale, depurazione, l'Europa multa l'Italia, una sanzione forfettaria di circa 62 milioni per gli agglomerati non in regola con la depurazione e l'isola di Ischia anche non è in regola. I 2 milioni di euro per opere pubbliche da realizzare sul territorio ischitano, il commento del Presidente del Consiglio Comunale di Ischia Gianluca Trani è solo un'operazione elettorale. Torneremo sul parcheggio di via Leonardo Mazzella ad Ischia, tra erbacce e immondizie varie c'è anche una canna fumaria di Eternit. Il calciomercato tra le isolane, grandi momenti di frizione a bordo campo, botta e risposta sul trasferimento di Ciro Saurino e sulle trattative per il fratello Gianluca tra l'avvocato Di Maio del Real Forio e Gianni Di Meglio della Nuova Ischia. Insomma, abbiamo poi gli appuntamenti, insomma, di questo e di altro ancora ci occuperemo tra poco, dopo la pubblicità. Per un Natale alla grande, scegli le grandi offerte della ditta La Raspata. La ditta La Raspata, specialista nei prodotti congelati e surgelati, ti propone grande qualità a prezzi super convenienti. Vongole con guscio Panapesca, chilogrammi 1 a euro 5,69. Misto per risotto e spaghetti, sapori e tradizioni, grammi 250 a 1,80 euro. Crocchè medi, pronto forno Rispo, grammi 500 a 2,90 euro. Fritto misto, pronto forno Rispo, grammi 500 a 4,10 euro. Patate novelle Bonduelle, chilogrammi 1 a 2,69 euro. Filetti di baccalà panati Iceland, di grammi 600 a euro 5,39. I prodotti La Raspata li trovi nei migliori supermercati e negozi alimentari. Chiamaci allo 081 90 27 56 e visita il nostro sito per conoscere tutte le nostre proposte. A Natale, a tavola c'è più gusto se scegli La Raspata, specialisti nel freddo. ABC, per respirare l'atmosfera natalizia. ABC, la tradizione, il presepe, i pastori, gli addobbi natalizi. ABC, grande assortimento di alberi ignifughi, decorazioni, festoni ed illuminazioni. ABC, un mondo di belle idee. ABC, siamo ad Ischia Porto, sulla riva sinistra. ABC, illumina il tuo Natale. Il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 Stelle. Tutti ti piace lo sport? Ti piace scommettere? Allora passa da noi. Passa a Planet Win 365. La sala scommessa per il tuo divertimento. Le quote più alte, i bonus più vantaggiosi. Li trovi solo da Planet Win 365. Planet Win 365. E a Ischia ai Pilastri, nuova gestione. E a Casamicciola Terme in via Cumana. Se ti piace scommettere, c'è un pianeta dedicato a te. Planet Win 365, il pianeta vincente delle scommesse. Il gioco è vietato ai minori e crea dipendenza. Mese di dicembre. L'atmosfera natalizia la crea la ditta La Raspata. Pandoro, panettone e tronchetto gelato per un dolce Natale e un goloso Capodanno. Prenotali telefonando allo 081 90 27 56 oppure li trovi in tutti i supermercati, bar e alimentari dove è esposta la nostra locandina. Per il tuo bianco Natale, La Raspata, gli uomini del freddo. Depurazione, l'Europa multa l'Italia, anche Ischia non è in regola. L'Italia dovrà pagare una sanzione forfettaria di circa 62 milioni di euro per gli agglomerati non in regola con la depurazione. Da anni l'isola di Ischia fa i conti con la mancanza di un trattamento adeguato delle acque reflue. Ischia, Gianluca Trani, lavori pubblici, solo un'operazione elettorale. Il commento del Presidente del Consiglio Comunale alla variazione di bilancio con 2 milioni di euro per opere pubbliche da realizzare sul territorio. Ischia anche l'Eternit, tra i rifiuti del parcheggio di via Leonardo Mazzella, tra le erbacce, deiezioni canine ed immondizie varie, c'è anche una canna fumaria di Eternit. Inoltre è materiale composto da cemento e amianto, la cui pericolosità aumenta quando si deteriora, prodotto bandito dall'Italia nel 1992.
Calciomercato, tra le isolane grandi momenti di frizione sul trasferimento di Ciro Saurino e sulle trattative per il fratello Gianluca, l'avvocato Giuseppe Di Maio, dirigente del Real Forio, dichiara comportamento scorretto della nuova Ischia. Gianni Di Meglio, DS della nuova Ischia, noi corretti i trasferimenti voluti dai calciatori. E sulla questione interviene anche Luigi Muro, presidente del Procida. E oggi Real Forio annuncia lo svincolo dei fratelli Saurino. Dopo il telegiornale, Ischia Wave, lo spazio autogestito di Gianluca Trani, a seguire speciale TG con l'avvocato del prete su elettronica nel calcio, L'Isola siamo noi e infine Rotocalco eventi in anteprima TV. Benvenuti all'edizione del nostro telegiornale, ennesima multa quindi della Commissione Europea per l'Italia. La nostra nazione dovrà pagare una sanzione forfettaria di 62 milioni di euro circa perché le acque reflue urbane siano raccolte e trattate in modo adeguato al fine di prevenire gravi rischi per la salute umana e l'ambiente. Sono ancora 80 infatti gli agglomerati non in regola con la depurazione. Tra queste località c'è anche l'isola d'Ischia che da anni fa i conti con la mancanza di un trattamento adeguato delle acque reflue. Vediamo il servizio. Ennesima multa della Commissione Europea per l'Italia. La nostra nazione dovrà pagare una sanzione forfettaria di 62 milioni di euro perché le acque reflue urbane siano raccolte e trattate in modo adeguato al fine di prevenire gravi rischi per la salute umana e l'ambiente. Il 19 luglio del 2012 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva stabilito che le autorità italiane violavano il diritto dell'Unione Europea poiché non provvedevano in modo adeguato alla raccolta e al trattamento delle acque reflue urbane di 109 agglomerati che contano oltre 6 milioni di abitanti. Dei 109 centri non in regola con la depurazione, dopo 4 anni ne restano ancora 80, motivo che ha spinto la Commissione a un nuovo ricorso. Alla sanzione forfettaria va aggiunta una multa di circa 347 mila euro per ogni giorno di ritardo che l'Italia potrebbe accumulare a partire dalla futura sentenza. L'Italia ha quindi tempo fino al prossimo pronunciamento dei giudici europei per adeguarsi, evitando così la tagliola delle multe dell'Unione Europea. Tra le regioni interessate c'è anche la Campania, con 7 località inadeguate dal punto di vista della depurazione. Tra queste località c'è anche l'isola d'Ischia, che come ben sappiamo da anni deve fare i conti con la mancanza di un trattamento adeguato delle acque reflue. La questione della depurazione sull'isola d'Ischia è, come abbiamo detto, annosa. In questi anni l'isola ha assistito a un tentativo di mettere su un impianto di trattamento delle acque reflue, quello sulla collina di San Pietro d'Ischia, che avrebbe dovuto servire anche il comune di Barano. Finanziato con i fondi CIPE, i lavori al depuratore d'Ischia iniziarono nel 2005. Si parlava di una spesa di circa 40 milioni di euro messa in preventivo, ma per tutta una serie di circostanze i lavori avviati non sono stati portati a termine. Tra le circostanze più gravi c'era stato un contenzioso della ditta che si era aggiudicata i lavori, la ATISLED. La regione Campania infatti non era stato in grado di reperire in tempo utile i fondi necessari al completamento dell'impianto. Il sindaco di Ischia, Giosi Ferrandino, aveva provato a inserire il progetto del rifinanziamento del depuratore nello sblocco Italia senza successo. Così si è giunti alla primavera scorsa quando il cantiere del depuratore di San Pietro è stato smantellato. Ricordiamo che sulla questione depurazione Isola d'Ischia ci sono state varie interrogazioni. L'ultima il 10 ottobre di quest'anno firmata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Gennaro Saiello. Il Consiglio Comunale di Ischia ha approvato venerdì scorso una variazione di bilancio con 2 milioni di euro per opere pubbliche da realizzare sul territorio. Un'operazione last minute dettata dalla disperazione elettorale. Il commento del Presidente del Consiglio Comunale Gianluca Trani. Sentiamo. 2 milioni di euro di lavori da realizzare sul territorio del Comune di Ischia. Gianluca Trani. Secondo me è un'operazione dettata dalla disperazione politica, un'operazione last minute che secondo me di fatto il fatto eclatante è proprio Piazza degli Eroi, perché leggendo in questa operazione c'è la riqualificazione di nuovo di Piazza degli Eroi dopo che siamo stati condannati con una sentenza del TAR a 50.000 euro, quindi pagare 50.000 euro. È vero che c'è il Consiglio di Stato che è stato proposto appello da parte del Comune, ma di fatto oggi resta una sentenza dove abbiamo perso un finanziamento che è stato fatto dalla Regione Campania, in più è stato condannato a 50.000 euro e oggi impegniamo delle somme del bilancio comunale per riqualificare di nuovo Piazza degli Eroi. Quindi è un paradosso questo fatto di Piazza degli Eroi, in più in questa delibera si leggono la riqualificazione delle pinete e del diciamo, mercato comunale. Secondo me è un'operazione che va nella direzione della proclama elettorale, ma di fatto anche perché vengono fatte a 2-3 mesi dalle elezioni.
e di fatto la comunità si troverà sola ad avere un impegno di spesa notevole, ma di opere reali non ci saranno. Quindi mi auguro che si vada nella direzione reale di riqualificare il nostro territorio con fatti e non con proclami elettorali. Quindi questo è l'augurio che faccio a chi andrà a amministrare successivamente e quindi chi si proporrà come classe dirigente della futura elezione che ci saranno qui a breve. Nel parcheggio di via Leonardo Mazzella ad Ischia, tra i rifiuti, spunta anche una canna fumaria che sembrerebbe di Eternit, materiale molto pericoloso per la salute dei cittadini. Vediamo. Nei giorni scorsi, con un dettagliato servizio giornalistico, abbiamo denunciato con forza lo stato di vergognoso abbandono sociale in cui versa il parcheggio di via Leonardo Mazzella ad Ischia, dove a farla da padrone, a causa dell'insensibilità politica dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giosi Ferrandino, ci sono erbacce, bottiglie di vetro, carte, cartoni, sacchetti di rifiuti, deiezioni canine e immondizie varie sparse ovunque. Ebbene, un nostro telespettatore, nel guardare il filmato, ha notato spuntare fuori tra i rifiuti una canna fumaria, la quale sembrerebbe poter essere di Eternit, il famigerato materiale composto da cemento e amianto, la cui pericolosità aumenta quando si deteriora e che per la sua elevata pericolosità in Italia è stato bandito dal lontano 1992. A seguito di questa segnalazione, con la nostra telecamera ci siamo nuovamente recati nel parcheggio ed effettivamente a ridosso del muretto dove sostano le automobili c'è la canna fumaria probabilmente utilizzata per aereazione. La canna fumaria, come si vede dalle immagini che scorrono in sovraimpressione, è molto lunga ed è spezzata e spaccata in più punti e si trova tra i rifiuti di ogni genere che rendono questo angolo di parcheggio una vera e propria discarica a cielo aperto. Ischia Ponte si prepara ad accogliere i vacanzieri di Natale e Capodanno. Abbiamo chiesto al presidente del consorzio Ischia Ponte, Giovanni Giuseppe Lanfreschi, di avanzare una previsione del Natale nel borgo dal punto di vista turistico. Ad Ischia Ponte c'è un importante afflusso di turisti, soprattutto dal 27 dicembre in poi, dice Lanfreschi. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto bene, è un turismo di qualità che spende parecchio. Ischia Ponte viene visitata solo di giorno, di notte il flusso si sposta in altre località, ma tutto sommato va bene così. Sentiamo. A Ischia Ponte chiediamo come va dal punto di vista dell'allestimento delle luminarie e degli addobbi a Giovan Giuseppe Lanfreschi del consorzio Ischia Ponte. Allora, siete soddisfatti di queste luminarie? Sì, ma basta ecco dare un po' di armonia, il Natale è bello per questo, un po' di luce, un luce calda, volte per cercare di fare bene si cerca di fare tanto e si fa troppo e non... va bene, siamo contenti, ora speriamo di essere contenti alla fine del Natale, oltre ad avere la salute e la tranquillità, ad avere la salute acquisita dal lavoro. Quali sono le previsioni per questo Natale dal punto di vista proprio dell'afflusso turistico? Diciamo che questo non è un dato che abbiamo in modo diretto, diciamo sulla base degli anni scorsi in genere dal 27 in poi Ischia si riempie e dopo l'esperienza anche degli ultimi ponti dove Ischia bene o male ha risposto, vuoi purtroppo anche le difficoltà che viviamo intorno a noi, quindi l'isola comunque risponde ancora nonostante tutto. Noi speriamo ecco di ricevere il famoso pieno come negli anni scorsi per esempio. Noi vedevamo che l'isola era così variegata perché il borgo viveva molto di giorno, dalle altre zone del paese, dell'isola, del comune, ma anche dell'isola vivevano di sera. Diciamo, se vogliamo parlare solo a livello comunale, già abbiamo quest'anno in modo molto più sinergico, abbiamo organizzato qualcosa che cercavamo di non accavallarci, perché poi è assurdo. Noi siamo un puntino su una cartina geografica, quindi se poi lo sporchiamo dall'interno non va. Novità per quanto riguarda l'assicurazione contro il furto delle auto. Intervengono direttamente le case automobilistiche. Ne parliamo con l'avvocato Pietro Del Prete. Sentiamo. L'assicurazione sulle auto, soprattutto per il furto, intervengono le case costruttrici. Avvocato Del Prete. Sì, intervengono le case costruttrici perché c'è stato un grosso inconveniente. Molti hanno avuto delle remore nell'acquistare un'auto a rate perché nell'ipotesi di furto
si perde la disponibilità dell'auto, ma si continuano a pagare le rate. E anche stipulando una polizza contro il furto, una polizza che copre il furto, si ha comunque il valore dell'auto al momento del furto. Non si hanno tutti i soldi che uno ha speso quando ha comprato l'auto e quindi bisogna continuare a pagare le rate, e comprare un'auto nuova diventa molto difficile, perché i soldi che si hanno sono quelli del valore al momento del furto. A questo si può ovviare stipulando una polizza che ora viene proposta dalle case costruttrici e che ha caratteristiche del tutto differenti per quanto riguarda i risarcimenti. Ci sono alcuni tipi cosiddetti gap che pagano la differenza tra l'assicurazione incendio e furto che uno ha con la compagnia, eventualmente con la compagnia assicuratrice, e con la differenza tra questo importo che viene pagato dalla compagnia assicuratrice e l'importo, il valore totale che viene risarcito invece dall'assicurazione stipulata con le case. E le polizze hanno una durata differente secondo queste gap, sono più gap in inglese differenze, quelle che pagano la differenza sono di durata maggiore, quelle là invece a valore intero e basta, senza la presenza di altra polizza per il furto, in genere hanno una durata temporale minore, vengono stipulate, vengono concesse per un periodo più breve. Bisogna vedere, perché ogni casa automobilistica ha delle differenze, ha delle facilitazioni differenti rispetto ad altre case, però è sempre una buona novità e una buona tutela per l'acquirente di auto, per il consumatore in genere. Lo sport, il calcio, domani pomeriggio il Real Forio sarà impegnato nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia Eccellenza e Promozione. I biancoverdi dovranno ribaltare il 2-1 ottenuto dalla Sessana nella gara d'andata. Si giocherà presso l'impianto sportivo di Vitulazio, fischio d'inizio alle 14:30. Il Real Forio intende ringraziare Luigi Trani per aver onorato sin dall'inizio la maglia biancoverde, assumendo un comportamento encomiabile che la società ha apprezzato e intende sottolineare. Il giovane calciatore biancoverde, classe 97, lascia la squadra e l'isola per motivi lavorativi e tutta la famiglia Real Forio intende augurargli un grosso in bocca al lupo. Nonostante la giovane età, Gigio Trani ha dimostrato di avere valori che pochi altri calciatori, anche più grandi, hanno. A Forio, dice un comunicato della società, ci sarà sempre una porta aperta per il suo ritorno. La società comunica inoltre che i calciatori Saurino Gianluca ed Arcamone saranno svincolati in quanto non intendono continuare a far parte del progetto Biancoverde. Ha creato molti malumori la scelta di Ciro Saurino di passare dal Real Forio alla Nuova Ischia. Il calciatore era al centro del nostro progetto, ha sottolineato l'avvocato Giuseppe Di Maio, dirigente del Real Forio, intervenuto alla trasmissione sportiva a bordo campo. Nella sua volontà di cambiare squadra sicuramente sono intervenuti fattori esterni, qualcuno non ha avuto un comportamento corretto. Questa dichiarazione ha suscitato la replica del DS della Nuova Ischia, Gianni Di Meglio. Il cambio di squadra è dipeso dalla volontà del calciatore, quello che dice Di Maio non è vero. Sentiamo questo passaggio. Ha avuto degli acciacchi fisici, l'abbiamo aspettato, quest'anno l'abbiamo messo al centro del nostro progetto. Lui è stato al centro, ha avuto altri infortuni, è stato come al solito coccolato, voluto bene. A un certo punto, diciamo, questa scelta repentina evidentemente è dovuta a fattori esterni. Cioè, se noi abbiamo un accordo preso con lui e che stiamo portando avanti, stiamo rispettando, che secondo noi e che secondo lui era un ottimo accordo, dove è al centro del progetto. Quindi per voi è stata un po' una sorpresa. È stata una sorpresa, perché se evidentemente ci sono società che stanno facendo un altro campionato diverso dal nostro, per amor di Dio, un bellissimo campionato che mette al centro degli ottimi giovani, che improvvisamente avvicina dei calciatori e chiaramente fa dei discorsi che rientrano poi nella modifica proprio della sfera patrimoniale importante, diciamo, non si tratta, da quello che ho sentito, di modifica importante, arriva il calciatore, arriva l'uomo, che manifesta anche delle difficoltà, ringraziando, magari dimostrando un forte dispiacere, anche però, poi a quel punto io, insieme agli amici, abbiamo preferito in quel caso, quindi non è una scelta consensuale, abbiamo voluto comunque rispettare, accontentare l'uomo che comunque è venuto in maniera dispiaciuta. Cioè, se una persona, un calciatore, è stato messo al centro del nostro progetto, quindi sia dal questo punto è di Ciro vista. In effetti Ciro viene da voi, è stato scelto perché evidentemente c'è stato qualcuno che ha avuto un comportamento secondo me non corretto, che non ha avuto nemmeno il coraggio di chiamare il nostro direttore sportivo per comunicargli che un calciatore, che loro avevano espresso la volontà a questo calciatore di averlo con loro, facendogli cambiare la vita economica improvvisamente a giorno, cosa che secondo me in questa piazza, rispetto a quello che stiamo vivendo calcisticamente, mi sembra un'esagerazione, un'iperbole.
il signor Di Maio mi sa che ha detto un sacco di cose che non sono vere. Perché? Dato che io ho un sacco di amici a Forio, soprattutto in Pagliazzo per me è un padre, un fratello maggiore, non mi sarei mai permesso di chiamare nessun giocatore né del Forio né del Barano, perché sono una persona corretta. Quindi, prima di parlare e di dire cose inesatte, preferirei che dicessero la verità. Se era una trattativa, allora era giusto che io chiamassi il direttore sportivo del Forio e andassi a fare una trattativa. Ma Vito Manna, vero? Con Vito Manna. Perché i giocatori sono venuti venire da noi, non so il perché, perché gli fa piacere, io non mi sono permesso di chiamare nessuno a Forio. Sicuramente, se vogliono venire con la nuova Ischia, noi non chiudiamo la porta a nessuno, perché sono giocatori di Ischia. Però, se il Forio non, purtroppo, per questioni loro personali, io non so, non posso entrare nelle questioni personali tra giocatori e società, ma vengono vicino a noi e vengono a trattare perché non vogliono stare più in un posto, io sicuramente, se sono interessato al giocatore, non dico no, guarda, non sono interessato a te. Però prima devono risolvere le proprie questioni personali e poi dopo vengono a trattare con me. Queste, così sono andate le cose. E ci spostiamo a Procida. Coppola e Sperandeo, i nostri due nuovi acquisti, stanno facendo molto bene. Lo sottolinea il presidente del Procida, Luigi Muro, intervenuto alla trasmissione a bordo campo. Sulla vicenda del trasferimento di Ciro Saurino, Muro dice: prima di togliere un calciatore ad una squadra bisognerebbe contattare la dirigenza, mai mettere i giocatori contro la società. Sentiamo. Coppola e Sperandeo, due nuove frecce al vostro arco. Certamente Sperandeo è quello che sta mettendo in mostra le qualità migliori. Sperandeo ha fatto già tre gol in due partite, ma ha giocato molto bene. Sta giocando bene bene. Si muove bene, eccetera. Coppola è un ottimo centrocampista, anche se in queste due partite centrocampo è un po' più, diciamo, un ruolo dove devi prendere il ritmo, quindi sta ancora cercando la giusta forma, ma oggi l'ho visto in allenamento, l'ho visto molto bene, quindi sono due acquisti che sicuramente ci faranno molto bene. A proposito della classifica, Presidente, hai detto che l'importante è fare i play-off, però farli in una posizione in classifica importante. È ancora questo l'obiettivo? L'obiettivo è sempre questo, perché, ripeto, quest'anno siamo insieme a Nicola Crisano e agli altri amici, Gerardo, Malfitano e tutti gli altri, fatti una bella avventura. Quindi credo che sicuramente le nostre aspettative sono ancora quelle. Il mercato non è ancora chiuso, ovviamente non bisogna prendere persone a tutti i costi, quindi le due pedine sono molto forti, la squadra e l'impianto è buono, credo che faremo ancora qualche ritocco. Qual è la tua opinione? Un mercato corretto, un mercato che sta andando in modo lineare, oppure noti anche tu delle situazioni che ti piacciono o non ti piacciono? Pubblicamente, perché io mi sono sentito più volte con il professore Gaudioso, per esempio, che è un galantuomo, non voglio dire di altri tempi, perché anche oggi ci sono i galantuomi. Nel senso, ci siamo scambiati idee su esigenze delle varie squadre e nessuno di noi si è permesso di contattare i giocatori dell'altra squadra, anche se diciamo potevano interessare sia l'uno sia l'altra. Io credo che questo è lo spirito che deve informare i rapporti tra le società dilettantistiche soprattutto. Io purtroppo non è così negli altri diciamo rapporti, e quindi ci assiste a un tourbillon di offerte. Questo fa parte del gioco delle parti, no? Fa parte del gioco delle parti. Io non sono d'accordo così, perché io credo che prima di togliere un calciatore a una squadra bisognerebbe parlare con, ovviamente parliamo sempre di dilettanti, perché prima se parlassimo di professionisti è un altro ragionamento. Però non è che critico gli altri, io però preferisco comportarmi in maniera diversa e noi cerchiamo di andare a parlare con i calciatori che per esempio sono svincolati o che però sono d'accordo con la loro società ad andare via. Cerchiamo mai di mettere i giocatori contro la società.
Domenica si è tenuta a Roma l'assemblea elettiva della Federazione Motociclistica Italiana. A presiederla, come già nelle ultime tre assemblee, è stato nominato per acclamazione unanime l'avvocato Antonio De Girolamo, procuratore federale che ha avuto la preziosa collaborazione come vicepresidente dell'avvocato Lucia Ambrosino, giudice sportivo nazionale. Sono stati eletti sia il nuovo presidente, l'avvocato di Riccione Giovanni Copioli, che i nuovi consiglieri federali. Ad ulteriore conferma che dell'importanza che la federazione ha in seno al Comitato Olimpico Nazionale, in assemblea è intervenuto il presidente del CONI Giovanni Malagò, accompagnato dal segretario generale Roberto Fabricini. Il presidente del CONI ha colto l'occasione per complimentarsi con l'avvocato Antonio De Girolamo per la gestione dell'assemblea elettiva, rivolgendogli privatamente parole di stima e di augurio. Gli appuntamenti di questa sera dopo il telegiornale su Teleischia: andrà in onda innanzitutto lo spazio autogestito del presidente del Consiglio Comunale di Ischia Gianluca Trani, Ischia Wave. Farà seguito uno speciale TG con l'avvocato Pietro Del Prete sull'accertamento elettronico del gol nel calcio. Alle 21.30 l'Isola siamo noi. Questa sera la trasmissione vi propone una passeggiata ischitana in compagnia dello storico Giovanni Di Meglio, che ci porta alla scoperta degli angoli più suggestivi di Via Roma. Il percorso culminerà con un lungo approfondimento sulla chiesa della Madonna delle Grazie in San Pietro, al quale partecipa anche il parroco Don Agostino Iovene. Seguirà lo spazio della filosofia pop a cura di Tommaso Ariemma. Chiuderà la serata il rotocalco eventi in anteprima TV. Pasquale Di Massa è un maestro indiscusso dell'arte presepiale sull'isola d'Ischia. Pasquale non ha soltanto il merito di realizzare delle opere di grande pregevolezza, ma anche di aver diffuso la passione dell'arte presepiale tra le nuove generazioni. Come da tradizione, Pasquale ha creato anche quest'anno il presepe dello Stradone a Ischia Ponte, un'opera di grande respiro dalla bella ambientazione ischitana. Vediamo. Pasquale Di Massa è un maestro indiscusso dell'arte presepiale. Grazie a lui anche molti ragazzi si sono avvicinati a quello che è quella che è una tradizione antichissima, appunto quella del presepe. Noi ci troviamo davanti alla sua opera, che è il presepe dello Stradone a Ischia Ponte. Adesso Pasquale ce ne parla un po'. Come al solito vedo che hai dato dei tocchi ischitani a questo presepe. Sì, è prettamente ischitano. Ci troviamo nella fase del blu della notte, nel buio, ed è tutto un primo piano e viene cambiato sempre da 23 Natali nel 1994, sì. È un presepe prettamente ischitano dai pilastri che sta inquadrando proprio adesso, la natività con gli angeli, e c'è poi il titolo del presepe: San Giovanni Giuseppe e l'amore per Gesù. Infatti è rappresentato con il saio Il frate delle 100 pezze. Già allora nel 1700 a Napoli costruiva il presepe insieme al suo confessore Sant'Alfonso Maria dei Liguri. Poi abbiamo il torrione a centro, la stella cometa che va via, il Monte Epomeo, questa scenografia fatta di casette con i colori del rosa, del bianco, giallino, la casetta in costruzione, la battuta in lastre, i vari mestieri, abbiamo il calzolaio, chi taglia la carne, il maiale, l'andrezzata. Poi passiamo da questo lato qui, sulla sinistra abbiamo la pineta in lontananza, il castello aragonese, maestoso, con i suoi effetti dietro ci vediamo quasi il sole come che sorge. Abbiamo la casa nella pietra, le varie terrazze su questa cantina, tutti questi antichi mestieri rappresentati in questo presepe, che è rappresentato dall'Associazione Italiana Amici del Presepe, che con la nostra sede dell'Isola d'Ischia compie 20 anni. Il progetto di sensibilizzazione alle disabilità Io sono Filippo, che vede insieme l'Unione Lotta alla Distrofia Muscolare, il Rotary ed il Lions Club dell'Isola d'Ischia, si arricchisce di un altro tassello deliberato dalla Giunta Comunale di Laquameno. La delibera per oggetto il piano di eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del Comune di Laquameno. Per questo è indetta una conferenza stampa per domattina alle 10.30 presso Villa Arbusto. Alla conferenza saranno presenti anche architetti del PIDA, che illustreranno l'iter da seguire per rendere la delibera più funzionale, in grado di produrre effetti positivi sia per i residenti che per i turisti disabili, anziani e temporaneamente impediti. Bene, ed ora come sempre diamo uno sguardo al meteo, vediamo che tempo farà sulla regione Campania. Previsioni per oggi: al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni, in montagna schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli sereni, in montagna bel tempo con cieli quasi sereni. Previsioni per domani: al mattino sulle coste bel tempo con cieli sereni, in montagna bel tempo con cieli quasi sereni.
nel pomeriggio sulle coste, bel tempo con cieli sereni, in montagna, bel tempo con cieli sereni. Bene, e allora chiudiamo qui questa edizione del telegiornale, vi lascio al Meteo Nazionale e ai nostri programmi, noi ci rivediamo come sempre all'edizione delle 14, arrivederci.